amici del grande baseball, buona serata dallo stadio Gianni Falchi di Bologna, dove si gioca gara 1 della serie che oppone i campioni d'Italia dell'Italeri alla Fiume Modena. Ultima fermata del tram che porta ai playoff per Modena, mentre Bologna si gioca scampoli di speranze di arrivare primi in classifica e confermare quindi sulla maglia la coccarda della Coppa Italia. Ipotesi per la verità entrambe abbastanza lontane dal verificarsi. Vediamo le formazioni delle squadre in campo, ad iniziare dagli ospiti: maglia grigia, la Fiume schiera Tamburo seconda base, Munoz interbase, Canate esterno centro, Malagoli ricevitore, Laffi prima base, Tinti esterno sinistro, Ciavaglia esterno destro, Scavone battitore designato e Benetti terza base, Cipriano Ventura è il lanciatore partente della formazione di Modena. Risponde la squadra di casa dell'Italeri Bologna, che vedete in maglia blu nel proprio dugout, con il primo battitore David Rigoli esterno centro, poi dall'ospedale seconda base, Liverziani prima base, Solano interbase, Antigua ricevitore, Fontana esterno destro, Pantaleoni battitore designato, Sheldon terza base e Ecker gioca esterno sinistro. Jesus Matos è il lanciatore partente di questa sfida tra dominicani, che vede come arbitri De Franceschi, Petruzzi e Cipriani. Ed eccoci con le immagini alla seconda parte della prima ripresa. Modena nel suo primo attacco non ha segnato e David Rigoli dà l'avvio alla partita imbattuta della formazione di Bologna. Cipriano Ventura inizia con questo strike, una palla sul filo interno, serata abbastanza fresca qui a Bologna, c'è stato decisamente un drastico calo della temperatura negli ultimi giorni, come dire, siamo su valori abbastanza tipici di fine estate. Ventura di spalle, Rigoli imbattuto, un ball e uno strike, arriva il secondo ball verso casa base, Rigoli primo battitore, seconda stagione a Bologna per questo grossetano di nascita che ha conquistato i successi principali della carriera con la maglia di Parma. Strike per questa battuta in foul di Rigoli, quindi conto di due ball e due strike. Questa è la penultima giornata della regular season. Il campionato vivrà venerdì e sabato prossimi l'ultimo atto della prima parte per poi dare spazio alle quattro classificate per i playoff. Arriva intanto una palla bassa su Rigoli che viene giudicata ball, conto pieno quindi sul primo battitore dell'Italeri. Bologna si piazzerà quasi sicuramente come seconda nei playoff, la prima sarà altrettanto quasi sicuramente Grosseto. Seguiamo questa battuta in foul di Rigoli, non ci arriva il prima base di Modena Laffi che vedete inquadrato, almeno Ciavaglia avete visto fa segno ci poteva arrivare, palla molto difficile, molto lontana, gesto di stizza del veterano. La terza in classifica al momento è Parma, che ha due turni abbastanza agevoli contro Ro e Anzio, mentre vediamo c'è un'invasione di campo tra virgolette di una palla che Ventura riconosce a distanza, si tratta di un pallone da calcio, non granché lo stile devo dire di Tinti, però efficace, non granché dal punto di vista del calciatore, conto pieno. E la quarta in classifica, momento Nettuno, che ha un calendario più difficile, se la vede con Lazio e poi con Bologna. Rimini, che è la quinta, con due gare di ritardo da Nettuno dopo le due sconfitte patite con Bologna la scorsa settimana, gioca a Messina con il Paternò. Ecco il piatto di Tinti. Conto pieno e va a vuoto Rigoli. Strikeout sullo slider, il primo eliminato. Quindi in sostanza l'unica posizione ancora da assegnare è quella di quarta. Parma, comunque vadano le cose, sarà nei playoff, visto che bastano alla squadra allenata da Catanoso tre vittorie per piazzarsi o terza o quarta, e sei gare contro due formazioni già retrocesse, pensare che Parma non possa vincere almeno tre è abbastanza improbabile. Di conseguenza molto si deciderà
nel prossimo fine settimana. Chiaro che Paternò e Modena non hanno definitivamente abbandonato le speranze, quindi anche nella gara di oggi lecito attendersi molto impegno da parte della Fiume, che ora affronta Davide dall'ospedale con il conto di un ball e due strike. Vedete la seconda base della nazionale che incassa il secondo strike, una palla alle ginocchia. Eccolo Davide dall'ospedale. Palla esterna questa volta. Conto pieno. È arrivato sul conto pieno contro entrambi i battitori fin qui affrontati, Cipriano Ventura. Batte dall'ospedale, la prima valida della serata. Palla che avete visto supera il nuovo bilancio e arriva fino all'esterno centro canale. È la volta di Claudio Liverziani, prima base di Bologna. Vedete la battuta dall'ospedale, proprio centrale, molto secca, e avrebbe avuto bisogno di un riflesso veramente formidabile per raccogliere la palla. Ventura, quindi c'è dall'ospedale in prima, c'è Ventura in pedana ad affrontare Claudio Liverziani. Osserva a casa base Cipriano Ventura mentre dall'ospedale torna verso il cuscino. È un uomo che ha nelle corde la rubata dall'ospedale, soprattutto contro un battitore mancino. Ventura si prende le sue precauzioni, parte dall'ospedale, il tiro di Malagoli è alto, scivola ed è salvo in seconda dall'ospedale. Era un buon lancio per il catcher questo. Rivediamo, palla vedete alta ed esterna, quindi nessun ostacolo del battitore, ma il tiro di Malagoli non è buono. Il tempismo ci sarebbe stato, ma vedete, dall'ospedale arriva intanto il secondo ball su Liverziani. Bologna quindi è in posizione punto. Anche Modena era andata in posizione punto al primo inning con Tamburro che colpito era poi avanzato su una battuta in diamante, ma Matos si era ben ripreso. Vediamo se lo stesso accade a Ventura, che però lancia il terzo ball su Liverziani. Claudio Liverziani ha almeno due lanci da guardare. Tanto Ventura si esibisce in una specie di balletto verso la seconda base. Vedete dall'ospedale, il lancio a casa è il quarto ball. Prima base ball concessa da Ventura, c'è però gioco ora obbligato. Vedete Liverziani che arriva in prima e c'è dall'ospedale che non si sposta dalla seconda. La battuta Fausto Solano, che è il miglior produttore di punti della squadra bolognese. Dominicano anche lì, c'è una certa presenza di dominicani in campo. Ne ha tre Bologna e ne ha uno Modena, che vediamo in pedana. Ventura che inizia con questo strike nei confronti di Fausto Solano. Sono invece venezuelani gli altri due stranieri di Modena, Canate e Munoz. Lancio a casa, ball 1-1. Fausto Solano non è forse il miglior interbase difensivo che si possa immaginare, ma è un battitore efficace con gli uomini in base. Ora tocca questa volata che sembra abbastanza comoda per Ciavaglia, che in effetti coglie il volo, prova a partire dalla seconda Liverziani, arriva senza problemi, pardon, dall'ospedale, arriva senza problemi in terza. Corridori agli angoli quindi, ma ci sono due out. E alla battuta va Nilson Antigua, il catcher della squadra di Bologna. È una situazione nella quale a Bologna serve la valida. Già moltissimi lanci per Ventura in avvio di partita. Ecco
comunque l'importante per Modena ora è chiudere senza danni questo primo attacco di Bologna. 0-0 il punteggio, situazione comunque di due eliminati, in prima Liverziani, in terza dell'Ospedale, il primo lancio una palla esterna molto lontana dalla zona ball, affronta con questa palla lenta Nilsson Antigua, il lanciatore partente della formazione di Modena Cipriano Ventura, parte intanto Liverziani, la palla viene spedita in foul da Antigua per il primo strike, 1-1, giocata di batti e corno contro un pitcher che effettivamente aveva lanciato ball gli ultimi 5 lanci, 1-1. Nilsson Antigua, che vedete inquadrato, è il battitore di Bologna. Va in fissa Cipriano Ventura, terzo lancio a casa base, toccato, una palla corta all'esterno centro che atterra davanti a Canate, per Bologna c'è il primo punto, lo segna camminando dall'Ospedale, seconda valida abbastanza fortunosa anche se vogliamo, una palla colpita non bene, si è sentito anche un suono sinistro, ma è un lancio decisamente sbagliato di Ventura. Vedete che la palla si impenna con due out, naturalmente l'esterno centro giocava abbastanza profondo, impossibile cogliere al volo questa palla, e tranquilla la segnatura da parte di Davide dell'Ospedale. Italieri subito in vantaggio al primo inning 1-0, e prosegue l'attacco di Bologna con Robert Fontana. Ball, il primo lancio a buona velocità di Ventura, che però ha qualche problema obiettivo di controllo in questo frangente della partita. Avete visto Liverziani, si scambia un punto di vista con i compagni. E ora Fontana tocca una palla che supera Benetti, protesi in tuffo, è una valida importante, questo un extra base, segna il 2-0 Liverziani, doppio per Robert Fontana. Efficace Bologna nella produzione punti con due out. Liverziani segna il 2-0, l'avete visto, e nel box di battuta è la volta di Giovanni Pantaleoni, che oggi gioca battitore designato. Questa è la corsa di Liverziani, che può tranquillamente rallentare nell'ultima parte dell'azione. 2-0 Italieri, occasione di dare subito un'accelerazione importante alla partita per Bologna. Incassa Pantaleoni, prima stagione per lui a Bologna, uno strike, il lancio di Ventura molto esterno, ball 1-1. Intanto abbiamo l'occasione di rivedere il doppio di Fontana, vedete, gioca con palla esterna, molto bravo Fontana ad andare col lancio, e forse un po' colpevole a non proteggere la linea qui Benetti, ma contro il battitore mancino ci può stare. Intanto tocca questa palla in foul Pantaleoni, che si carica del secondo strike, 1-2. Ecco Fontana torna in pedana Ventura, inizio di partita per lui abbastanza difficile, due volte sul conto pieno con i primi due battitori, poi una base ball e due valide consecutive. Ora c'è la battuta profonda, molto bravo Tamburro in tuffo a chiudere una eliminazione importantissima che tiene Modena in partita. Due punti comunque per l'Italieri, tutti e due guadagnati su Cipriano Ventura, tre le valide e due i rimasti in base, un inning Italieri-Bologna 2, mentre rivediamo l'ottima giocata di Tamburro, Fiume-Modena 0. Le immagini ci portano alla parte bassa della quarta ripresa, Modena ha avuto una opportunità al terzo inning, anche un pochettino propiziata dal caso, un check swing di Canate che si è tramutato in una valida con doppio avanzamento, e ora Bologna si fa però sentire in apertura di
quarto inning con questa battuta da extra base di Fontana, che arriva in scivolata in terza, triplo in apertura di inning per Robert Fontana, che rischia qualcosina, ma ha ragione. Vediamo l'arrivo in scivolata, sempre spettacolare come tipo di azione. Gran battuta di Robert Fontana. E alla battuta c'è Pantaleone. Dicevo, Modena ha avuto quell'opportunità al terzo inning, poi per la verità è stato dominato in lungo e in largo da Matos, che finora ha concesso tre valide e ha ottenuto ben 7 strikeout. Gli ultimi 6 out li ha ottenuti tutti al piatto. Pantaleoni contro la difesa chiusa incassa il primo strike. Al turno precedente Giovanni Pantaleoni eliminato dal seconda base, ma autore di un'ottima battuta molto ben difesa da Tamburro. Dopo il gran triplo di Fontana, quindi Bologna ha la possibilità di mettere un altro punto sul tabellone semplicemente mettendo la palla in gioco. La difesa chiusa è proprio per scongiurare l'eventualità in caso di battuta in diamante, ci sarà un tiro a casa. Tanto Pantaleoni incassa il primo gol, 1-1 il conto. 2 Bologna, 0 Modena. Seconda metà del quarto. Qui al Gianni Falchi. Va in fissa Cipriano Ventura. Ecco il lancio. Interno per il ball. 2 ball, 1 strike. Osserva la terza avventura, va a casa base, alta la palla terzo ball nei confronti di Pantaleoni. Non è il miglior Ventura, questo è sicuro, il controllo non è quello dei giorni belli. Va in fissa ancora Ventura e Pantaleoni tocca una palla all'esterno che vale il primo out sicuramente, presa al volo, ma vale anche il terzo punto, diventa una volata di sacrificio. Questo punto assume molta importanza l'aggressività di Fontana sulle basi. Chiaramente se qui Fontana si fosse accontentato e si fosse fermato in seconda, cosa che ci poteva anche stare, in fondo il libro dice mai rischiare di essere il primo out di un inning in terza base, con questa battuta sarebbe rimasto in seconda, qui invece dalla terza ha potuto segnare. Vedete, Tinti non ci prova nemmeno a effettuare l'out e Fontana può trotterellare a casa. Uno fuori, Bologna 3 Modena 0. C'è un'altra battuta valida qui, mentre abbiamo rivisto Fontana segnare, la valida di Sheldon, valida numero 6, e con corridore in prima e uno fuori va alla battuta Evan Ecker. Questa è la valida di Sheldon, che fa questo buon contatto sulla palla interna. In prima Sheldon, Ecker il mancino, gioca chiuso in terza Benetti, palla alta, ma è chiaro che Ventura, se va sempre in svantaggio sul battitore, ha qualche problema in più. Un ball intanto su Evan Ecker. Secondo lancio, veloce per lo strike, 1-1. Uno dei coach di Bologna, Nanni, suggeritore di terza. Palla ball. Conto quindi di 2 ball, uno strike su Evan Ecker, che esce dal box per osservare i segnali che partono da Mauro Mazzotti, l'allenatore di Bologna in panchina. Lancia a casa. E ancora ball, 3 ball, 1 strike. Ecco Mazzotti, vedete i segnali del baseball. Tre ball, 1 strike. Parte Sheldon, c'è la palla toccata in fallo da Ecker, era un'azione di batti e corri.
conto pieno, quindi tutto da rifare. I segnali, lo abbiamo già detto l'altra volta, sono una serie di gesti che in sé non hanno significato, ma ne assumono in base a una chiave di lettura che ovviamente si presume conosca solo la squadra imbattuta. Intanto Ecker tocca questa palla lunga, retra Ciavaglia e non arriva sulla palla, ha valutato male la palla Ciavaglia, diventa una battuta da extra base che permette a Rigoli, a Sheldon, pardon, di segnare il punto numero 4 della formazione di Bologna. Rivediamo, palla che resta alta, Ecker la colpisce dura, ma credo che Ciavaglia qui abbia qualche colpa, non tanto per l'intervento in sé quanto per aver valutato male la palla, e poi è pronto il suo rilancio, ma non può evitare la segnatura di Sheldon. Numero 10 battuta Davide, 4-0 per la formazione di Bologna, che porta ora nel box di battuta David Rigoli. Punto battuta a casa per Ecker, che è ora in seconda. Rigoli, un'altra valida. Corre Ecker che viene fermato. Buona conoscenza degli avversari da parte di Bologna. Canate, sappiamo, uno degli esterni più dotati di tiro. Avete visto, sono scambiati un gesto, come dire, di complicità Ecker e Nanni. Vediamo Rigoli che colpisce molto bene, aggressivo Rigoli, per lui è la seconda valida della serata, praticamente identica. Vedete Ecker che si deve fermare di gran carriera, si volta per valutare istintivamente se sia stata la decisione migliore, e lo è stata. È momento di parlare con Cipriano Ventura per il manager di Modena, Mauro Paglioli. Sul 4-0 in battuta con il corridore agli angoli e un out, Davide dall'ospedale, 1-2 in questa partita. Parte la rubata di Rigoli, il tiro taglia Ventura, ma non si era spostato Ecker. Rigoli quindi riesce ad arrivare in seconda in rubata senza che ci sia gioco verso di lui, ed ora Bologna con la prima libera e meno di due out, mettendo la palla in gioco, può segnare nuovamente dall'ospedale. Pronto Ventura, il lancio, incassa questa volta lo strike dall'ospedale, 1-1 il conto. Sulla situazione di corridore agli angoli, nel caso di rubata ci sono ovviamente modi diversi di giocare, uno di quelli è che il lanciatore trattenga il tiro per valutare se il corridore in terza si è staccato. Ventura ora va verso casa base, induce a un altro swing a vuoto dall'ospedale, 2 strike. In terza vedete Ecker, sul cuscino di seconda invece c'è Rigoli. Pronto Ventura, fa una fintarella. Pronto Ventura. Batte una palla verso la seconda base che vale il punto dall'ospedale, ma vale anche il secondo out in prima. L'assistenza di Tambur, come vi dicevo, palla in gioco in questa situazione, escludendo che sotto 4-0 Modena volesse accorciare il diamante, vale il punto, punto segnato da Evan Ecker. Non è finito l'attacco di Bologna, mentre abbiamo rivisto l'eliminazione di dall'ospedale e la segnatura di Ecker, e alla battuta si porta Claudio Liverziani con 1 strike. In questa partita Liverziani a 0-1, una base Bologna, un'eliminazione al volo in foul. Batte Liverziani, palla in foul nuovamente, 2 strike. Bologna in palla, 4 valide in questa ripresa che portano il totale a 8, 3 punti che portano il totale a 5. 5-0 il vantaggio italiano quando ci avviciniamo alla boa di metà partita.
palla ball. Uno, due. Il lancio di Ventura è basso, e vale il secondo ball 2 a 2. Si deve impegnare ma la gol, questi è Rigoli che corre in terza per Bologna, è sempre uno dei corridori più veloci del nostro campionato, Rigoli, che va a vuoto qui, è strike out. Si chiude quindi con 3 punti e 4 valide il quarto attacco italiano. Ribadisco il parziale, Bologna 5, Modena 0. E con le immagini siamo all'ottavo inning. Non è accaduto più nulla, nel senso che nei successivi 3 attacchi Bologna ha presentato solamente 13 battitori, un solo uomo in base. Questi è Mario Labastida, silcosi di terza di Modena. 0 punti ed è sempre vantaggio 5-0. Matos, che vedete di spalle con il numero 56, e questo è l'altro coach, Massaro, del Modena, sta proponendo una prestazione strepitosa. Addirittura nelle ultime 4 riprese ha affrontato solo 12 battitori e ottenuto 7 strikeout, addirittura 6 in fila li ha ottenuti tra la fine del quarto e il quinto inning. Una prestazione veramente impressionante per Matos, in forma playoff già. Ora affronta Vinny Scavone, il conte di un ball e 2 strike. Matos ha concesso solo 3 valide e un colpito. Il colpito è il primo battitore della gara, Tamburro, mentre seguiamo il quarto lancio su Scavone, che va a vuoto. E questo è lo strikeout numero 12 per Jesus Matos. Poi ha concesso un singolo a Tinti al secondo inning, un singolo a Tamburro in apertura del terzo e un singolo a Canate, che è stato un check swing che si è tramutato in valida, e la partita di Modena in attacco è finita lì con 2 out al terzo inning. Dopo quella valida di Canate sono stati solo out 14 in fila, e di questi 14 ben 9 sono stati strikeout ottenuti da Matos. Penso di aver dato la dimensione esatta del valore della prestazione del lanciatore dominicano dell'Italeri Bologna, che ora sta affrontando Diego Benetti con situazione di 2 strike. Dopo il primo strike incassato l'ha battuto in foul che avete appena visto. Eccolo inquadrato Jesus Matos, grandissimo protagonista stasera, pronto in posizione frontale. Matos, il lancio a vuoto, Benetti, 13° strike. Il dominio di Matos sta veramente continuando senza soluzione di continuità. 5 strikeout sugli ultimi 8 out. Impressionante veramente. Alla battuta ora Tamburro, che è l'unico della formazione ospite a essere arrivato 2 volte in base, che interrompe con questa valida destra la serie di Matos, una serie che aveva visto il giocatore di Bologna effettuare 15 out consecutivi. Dopo 15 out c'è un singolo e lo annuncia lo speaker, si scatena l'applauso spontaneo del pubblico del Gianni Falchi, che avete visto ora la valida di Tamburro. 2 su 3, migliore in campo per Modena, che alla fine, pur essendo andato sotto nel punteggio 5-0, è tutto sommato ancora in partita, con un attacco ancora da fare. Se segnasse potrebbe affrontare il nono inning con qualche velleità. Alla battuta presenta il cuore del suo line-up, a cominciare da Orlando Muñoz, che gira vuoto il primo lancio. Muñoz a 0 su 3, non è una stagione sui ritmi delle ultime di Muñoz in battuta, onestamente, lo è già di più in difesa, comunque è sempre un battitore pericoloso da media 300. Uno strike su Orlando Muñoz, il caricamento di Jesus Matos è un boom. Un 1 in prima Tamburro, non difende sul cuscino Liverziani. Arriva il secondo ball a casa base su Muñoz,
Bologna 5, Modena 0, conto di 2 bolle e 1 strike sul battitore Orlando Muñoz, che vedete inquadrato con il numero 11, e in prima Tamburro, che prende un notevole vantaggio. Il lancio a casa di Mato, batte Muñoz, palla profonda, deve arretrare Fontana, la palla è lunga, ma Fontana sembra arrivarci, in effetti coglie il volo, buona giocata veramente qui di Fontana, che chiude questo ottavo attacco di Modena e probabilmente spegne qui le velleità della formazione ospite. Vedete la battuta di Muñoz, era molto profonda e oltretutto spostata verso il centro. L'applauso che sentite proprio per Fontana, che rientra nel dugout, e vedete che bella palla è arrivata a prendere. Non ci sarebbe mai arrivato l'esterno centro Rivoli. Robert Fontana, ottima eliminazione per una gara davvero quasi perfetta fino qui dell'Italieri Bologna, che conduce 8-0 dopo la, conduce, pardon, 5-0 dopo la prima metà dell'ottavo inning. L'ottavo attacco della formazione di Bologna vede in pedana un nuovo lanciatore, è uscito Cipriano Ventura dopo 7 riprese, 3 strikeout, 2 basi bolo, 8 valide, 5 punti tutti guadagnati, e vedete inquadrato con il numero 91 Alessio Paltrinieri, che affronta la parte centrale del lineup di Bologna, ad iniziare da Nilson Antigua, che contro Ventura è andato a 1 su 3, un singolo e 2 eliminazioni. Paltrinieri, lanciatore mancino, inizia con uno strike. Beffardo, direi, Antigua. Palla ball. Paltrinieri è un pitcher che, se non mi sbaglio, 2 anni fa era in Serie B. Ora Antigua lo colpisce duro, corre Tinti, buon lavoro di Tinti, che riesce a raccogliere al volo una palla piuttosto difficile e aiuta il suo giovane compagno di squadra. Vediamo, palla alta, ci si avventa Antigua e guardate dove arriva Tinti. Uno fuori. Antigua che rientra nel dugout, e nel box di battuta va Robert Fontana, che è a 2 su 2, un doppio e un triplo più una base ball, e un'ottima gara in difesa anche a completare una serata molto positiva per lui. Batte Fontana, qui Tinti non ci può arrivare, un'altra battuta d'extra base per Robert Fontana, sarà un doppio, 3 su 3, 2 doppi e un triplo per Robert Fontana. Standing ovation per lui, è un po' una festa la serata ormai per i tifosi di Bologna, gara molto ben giocata dagli italieri, con Modena dominato dal partente di Bologna Matos. Non ci sono stati errori, insomma una bella serata di baseball senza particolari emozioni, se vogliamo. E intanto Fontana esce dalla partita, porta a casa un altro applauso, e vedete Fontana sorridente, c'è Breveglieri a correre al suo posto, poi probabilmente entrerà anche in difesa nella stessa posizione, e alla battuta con un uomo in seconda e un out c'è Giovanni Pantaleoni, che vedete inquadrato. Pantaleoni ha un punto battuto a casa, ma 0 su 2 è la sua partita. Gioca da battitore designato stasera. Il lancio a casa di Paltrinieri tocca in foul. Pantaleoni per il primo strike, c'era un ball, 1-1 il conto. Bologna, secondo me, al di là della forza di Grosseto, resta il line-up più temibile in assoluto. Un ball, uno strike, secondo ball, dove Grosseto ovviamente si lascia preferire senza discussione, lo staff di lanciatori. Grosseto ha 3 partenti di valore, Navarro, Rolandini e De Santis, e un bullpen ben fornito, Coppola, Badii, Luciani e Ginanneschi. Intanto Pantaleoni spedisce questa palla all'esterno destro,
che Roversi raccoglie al volo, pronto il rilancio a impedire che Breveglieri guadagni la terza e va nel box di battuta David Sheldon. Bologna dal punto di vista dei lanciatori è obiettivamente in difficoltà, ha avuto anche qualche problema fisico per Milano e Betto ultimamente in uno staff già abbastanza corto, ma si dice che è una voce insistente perlomeno che Cerbone e Incantalupi, due giocatori italoamericani che sono stati nella rosa inizio stagione, Cerbone e prima, poco prima della Coppa Campioni Incantalupo, verrebbero a rinforzare la squadra in occasione dei playoff, e questo chiaramente cambierebbe le carte in tavola perché metterebbe due rilievi importanti, un Cerbone, un pitcher che può anche fungere da partente nel bullpen. Uno strike, Sheldon gira vuoto qui in cambio, due strike a zero, due eliminati. Il lanciatore di rilievo della Fiume Modena, Alessio Paltrinieri, lo vedete col numero 91, il mancino che va qua con una palla esterna, ball 1-2. E ci siamo accorti solo ora che è nuovo anche il ricevitore della Fiume Modena, è Cori. Un ball due strike, quarto lancio nei confronti di Sheldon che va a vuoto, primo strikeout per Paltrinieri e terzo out, una valida ma nessun punto, è la nona valida di Bologna che dopo 8 riprese complete di gioco conduce 8-0, sorridente Paltrinieri evidentemente, vedete Corey a fianco a lui, l'altro giocatore è entrato in campo in questo ottavo inning. Ultima opportunità per la Fiume Modena, prima metà del nono inning, alla battuta William Canate c'è un nuovo lanciatore, il mancino Riccardo Corradini che vedete con il numero 9, e c'è un nuovo ricevitore, Stefano detto Bidi Landuzzi. Matos in 8 riprese, 13 strikeout, nessuna base buona, un colpito, 4 valide, nessun punto concesso, prova veramente maiuscola del dominicano dell'Italeri. Canate contro Matos è andato a 1 su 3 con 2 strikeout, affronta per la prima volta Riccardo Corradini, altro giocatore che ha avuto qualche problema fisico ultimamente, e viene colpito molto duro qui da Canate, una palla che vola lontana ed è un fuoricampo da un punto che vale la prima segnatura della serata per la squadra di Modena. Canate si conferma uno dei fuoricampisti principe di questa stagione, accorcia quindi le distanze Modena, forse un po' tardi la reazione, ma va anche detto è cambiata certamente la musica con Corradini, un pitcher, ripeto, che non è in un buon momento di forma fisica, oltretutto un lanciatore mancino per un battitore destro come Canate, e arriva dopo un Matos che ha veramente impressionato. E c'è il primo turno alla battuta, mentre rivediamo la violenta legnata di Canate che esce all'altezza più o meno dei 122 metri del Gianni Falchi. Dicevo, primo turno alla battuta per Cori, che vedete inquadrato, ha uno strike. Corradini il secondo lancio, è una palla bassa. Cori in questa stagione ha avuto veramente poco spazio, Malagoli è abituato a ricevere 3 gare a settimana, incassa la palla dritta per il ball. Cinque Bologna, 1 Modena, vedete Corradini che parte dalla posizione fissa anche se non ci sono uomini in base, ora corre, tocca questa palla che si impenna in diamante, la chiama Liverziani, completa al volo la prima eliminazione, un out e la battuta si presenta Laffi che contro Matos è andata 0 su 3, mentre noi rivediamo l'eliminazione di Cori,
questi Claudio Liverziani. Swing a vuoto, uno strike. Corradini in pedana per chiudere questa partita che vede Bologna in vantaggio 5-1. Qui con la palla d'effetto trova l'area, uno strike. Dice no un paio di segnali di Landuzzi, Corradini. Due strike a zero sull'Affico, il terzo lancio perde anche quasi l'equilibrio Corradini, e ball comunque questa palla. Ecco Laffi, che ora tocca quasi involontariamente la palla, foul ball, e quindi resta di un ball e due strike il conto nei confronti di Mauro Laffi. Osserva il segnale del ricevitore Corradini, ecco il lancio che è battuto da Laffi, una palla corta, corre bene in avanti Ecker, Brevellieri che ha preso il posto di Ecker all'esterno sinistro. Ecker si è viceversa spostato all'esterno destro, Brevellieri che aveva battuto, o meglio era entrata a correre al posto di Fontana. Qui ha difeso corto come spesso si fa con i battitori Mancini, e ha avuto ragione, la sua buona corsa in avanti è valsa il secondo out. Basi vuote, siamo a tre strike dalla fine della partita. Tinti nel box di battuta, autore di una delle quattro valide di Modena, anzi cinque compreso il fuoricampo di canate che abbiamo visto di Modena, è a uno su tre, ha subito anche due strike da Matos, uno strike ora per la battuta in foul. Batte Tinti, palla che costringe Brevellieri ad arretrare, poi si posiziona all'esterno, coglie il volo e pone fine alla partita con questa presa al volo. L'Italieri si impone 5-1, è Jesus Matos il lanciatore vincente, una gara che Bologna ha risolto con due inning, il primo. Due punti segnati grazie a un singolo di Antigua e un doppio di Fontana, e il quarto, tre punti con il triplo di Fontana, il doppio di Ecker e i singoli di Sheldon e Rigoli combinati alla volata di sacrificio di Pantaleone. Modena dominata da un grande Matos, ripeto 13 strikeout e solo 4 valide concesse in 8 riprese, ha segnato il suo unico punto al nono inning con un fuoricampo a basi vuote di Canate contro il rilievo Riccardo Corradini. È tutto, grazie dal Gianni Falchi, ci ritroviamo la prossima settimana per l'ultima giornata di regular season dallo stadio dei Pirati di Rimini per il derby tra la Telemarket e la TEA San Marino. Buonanotte.